ad Expo 2015 per Variazioni in Essenza, un evento nato sul tema delle variazioni. Infatti presento qui la mia sesta fragranza, Variazione di Ragù, tassello della mia memoria olfattiva che mancava all'appello. E ho voluto presentarlo qui ad Expo e sono felicissima di averlo fatto, perché è stato un evento che gira intorno all'atavico rapporto tra uomo e cibo e tira fuori tutti quegli elementi legati imprescindibilmente alla nostra cultura e al nostro vissuto. Fatto per uno chef è molto importante perché ti permette di poter assaggiare i prodotti ancora prima di gustarli, quindi direi che è fondamentale. L'odore legato al cibo, che più chiaramente riporta i miei ricordi e le mie immagini, sono legati ai sughi che la domenica mattina, quando mi alzavo dal letto, sprigionavano dalla cucina della nonna e della mamma, quindi sicuramente la salsa da crostini toscana e il ragù. Quando si degusta un cibo, un dolce, una delle cose principali è l'aspetto visivo, ma subito dopo l'olfatto, che è una cosa importantissima. Prima di mangiare qualsiasi cosa si annusa per sentire il profumo. Ho tanti ricordi, quando vedo un piatto, dolce o salato, mi emoziona sempre, ma tra i miei ricordi più importanti è il profumo del limone di Amalfi e la vaniglia che mia madre metteva nel latte fresco quando al mattino facevo colazione. Il fatto, pur essendo due sensi diversi, hanno molti punti in comune. Spesso quando annusiamo un profumo riusciamo anche ad assaporarne il suo gusto. Pensiamo alla famiglia dei gourmand, che è l'esempio più classico. Si parla anche spesso di salato in profumeria, appunto perché riusciamo a percepire anche gustativamente questa sensazione, la succosità di un fico o la dolcezza di un frutto. In questo modo gusto e olfatto comunicano tra di loro reciprocamente, dandoci la sensazione del gusto ma associata al senso dell'olfatto.